Amici di Juve Stabia Live, benvenuti alla nostra decima puntata del nostro talk show, terza stagione. Juve Stabia che batte chiaramente il Potenza, Juve Stabia che è pronta a questo sprint finale del 2020 con altre due partite a Catanzaro e poi in casa con la Casertana. Ne parleremo chiaramente, soprattutto della prima, poi per la seconda ci sarà il pungiglione di lunedì per parlare del post gara del match di sabato contro il Catanzaro e del pre-gara appunto del match contro la Casertana che chiuderà questo 2020. E allora ben trovati per questa ultima stagionale, ultima più che stagionale, ultima annuale di Juve Stabia Live Talk Show, che chiaramente il 24 e il 31 dicembre prenderà la giusta pausa per le festività natalizie per poi tornare dal 7 gennaio di nuovo in diretta. E allora ben trovati con me, la squadra consueta oramai è solidissima di Juve Stabia Live Talk Show e del Pungiglione Stabiese. Parto dall'amico e collega Mario Volano. Buonasera Mario. Buonasera a te Mario, buonasera ai nostri web spettatori. Come dicevi tu, è stato un anno lunghissimo che si conclude qui per quanto riguarda Juve Stabia Live Talk Show. È stato un anno particolare, abbiamo raccontato purtroppo della retrocessione in questo anno, meglio diciamo ovviamente 2019 sia a livello sportivo che anche a livello sanitario. Speriamo che questo 2021 che verrà sia sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo vissuto, però la Juve Stabia che si prepara a queste due partite con Catanzaro e Casertana per recitare ancora una voce della protagonista di questo campionato, con ecco, dopo aver vinto col Potenza bisogna continuare questa striscia positiva che dura da 4 turni. La Juve Stabia non perde appunto da 4 turni, l'ultima sconfitta è proprio quella in casa con il Palermo, che ha diciamo creato tanti tanti problemi e tanti tanti malumori. Mario. Sì, assolutamente, si affronterà tra l'altro una delle squadre che è davanti in classifica alla Juve Stabia, Juve Stabia che deve un po' lottare contro un tabù. Fino ad ora non ha mai segnato contro le squadre che la precedono in classifica, giocando sempre fuori, tra l'altro succede anche in questo caso, e non ha mai non è riuscito mai a vincere contro appunto le squadre che la precedono, facendo un punto in 4 partite in quel di Avellino, mentre poi ci sono state delle sconfitte contro Bari, Teramo e chiaramente l'altra sconfitta contro il Catania. Per parlare di questo e di tanto altro, chiaramente completo la squadra di Juve Stabia Live Talk Show, ovvero Natale Giusti. Buonasera Natale. Sì Mario, una buona serata a te e a tutti i nostri web spettatori che ci stanno seguendo anche stasera, molto numerosi sulla pagina Juve Stabia Live. Questa è una settimana molto importante, perché è una settimana che praticamente sabato scorso ha visto la bella vittoria della Juve Stabia con il Potenza in casa per 2-0, e ora una Juve Stabia che si appresta a chiudere questo anno solare, come dicevate anche voi, come appunto dicevate prima. Purtroppo ha riservato un'amarissima retrocessione ai tifosi della Juve Stabia, una Juve Stabia però che si appresta, ecco, a chiudere quest'anno solare con due importanti partite. In verità è un miniciclo di 4 partite molto complicate per le Vespe, che inizia praticamente sabato contro il Catanzaro fuori casa e poi continuerà mercoledì prossimo con il derby con la Casertana al Menti, e poi a inizio 2021 ci saranno 2 partite altrettanto diciamo difficili come sono quelle, come saranno appunto quelle con il Foggia fuori casa e quella successivamente della Ternana al Romeo Menti, che chiuderà in pratica il girone di andata, il giro di boa di questo campionato di Serie C, girone C. E speriamo, ecco, che io considero che la più difficile delle quattro è proprio quella di sabato prossimo con il Catanzaro, per vari motivi, sia perché il Catanzaro è una squadra infarcita di 5 ex e anche perché è una squadra che comunque a inizio campionato era data tra le pretendenti alla vittoria ai primi posti, comunque al vertice di questo campionato di Serie C, e quindi ci apprestiamo, ecco, a vivere questa partita di cui parleremo approfonditamente fra poco con i nostri ospiti. A te Mario. Grazie Natale, andiamo subito dal nostro Giovanni Donnarumma, anche perché il saluto a Giovanni è il saluto che estendiamo a tutti gli amici del web che ci stanno seguendo, e quindi andiamo anche da loro. A te Giovanni.
Sì, ciao Mario, grazie, buonasera a te, buonasera a tutti voi, nei rispettivi studi casalinghi, a tutti i nostri web spettatori sempre numerosi e già che hanno lasciato un messaggio sulla bacheca che fra un po' andrò a leggere. Abbiamo riassunto un po' tutti quell'anno che è stato, noi concentriamoci sull'anno che verrà, perché quest'anno che sta trascorrendo via, speriamo tutti ovviamente che passi in maniera molto veloce, perché nulla di positivo ci lascia dal punto di vista sportivo, noi ci occupiamo di questo, ma anche dal punto di vista sociale, sanitario, e continuiamo ancora a combattere questa grossa, grossa guerra che sicuramente ci vedrà vincitori, speriamo il più presto possibile. Dobbiamo assolutamente mettere da parte, anche se l'abbiamo fatto all'inizio del campionato, in corso, l'amara retrocessione. C'è un campionato appunto che ci sta ancora attendendo nella sua fase importante, quella di sabato prossimo, una delle tappe fondamentali, secondo me, per capire un attimo come finirà quest'anno e come programmare a mercato anche in corso, parliamo appunto di gennaio, quello che può essere lo sviluppo del nuovo anno appunto del 2021 anche dal punto di vista calcistico. Detto questo, vado a leggere i primi messaggi per poi ridarti la linea. Francesco Tramparulo, che è il primo che ci ha scritto stasera, ringraziamo e dice buonasera ai Fantastici 4 e sempre grazie, grazie a te Francesco. Ciao a tutti voi anche da Ciro di Nocera, saluti agli amici in studio, ce lo scrive Gianluca Aprea. Poi Antonio Vollono, che salutiamo, un caloroso abbraccio, dice buonasera al team di Uestabia Labi, a tutti i web spettatori, forza Uestabia, facci sognare. Buonasera a tutti, arriva anche da Giuseppe Manzo, il nostro zio Pino Manzo. Un abbraccione a te, Pino. Poi ancora, cioè, buonasera a tutti da Giancarlo Cirillo. Poi Gianluca Merolla. Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi. Un 2020 da cancellare che ha portato un'incredibile retrocessione, una pandemia che nessuno si aspettava. Speriamo che tutto questo finisca e che ritorniamo di nuovo alla normalità, specialmente a gioire tutti insieme al Menti. Vabbè, una speranza veramente di tutti noi. Forza Stabia Altro anche da aggiungerei. Raffaele Capriglione. Va bene Giovanni, così che per i messaggi. A te, Mario. sì, no, aggiungere, se ce ne sono altri possiamo andare No, vabbè, tranquillamente. abbiamo finito. E proprio sul messaggio di Gianluca, Sì. che le due cose sono state anche purtroppo concatenate, cioè nel Sì. senso, senza andare sulla pandemia più che altro, il lockdown ha praticamente portato alla retrocessione della Juve Stabia, possiamo dirlo senza Sì. problemi, senza quel lockdown non ci sarebbe mai stata quella retrocessione. In questo caso, pur essendo una situazione soggettiva, ma è una situazione secondo me quasi oggettiva, cioè è soggettiva verso l'oggettivo, perché quella squadra probabilmente sarebbe andata a fare i playoff o comunque li avrebbe sfiorati e non di certo sarebbe retrocessa all'ultima giornata del 31 luglio. Ma mettiamo da parte la prima parte, appunto, e scusate il gioco di parole, di questo 2020 e andiamo a parlare della seconda, ma soprattutto dell'ultima parte di questo 2020. Partiamo dal match col Potenza. A cui chiedo, parto da Mario, poi anche con Natale e Giovanni, un vostro parere e soprattutto quello che può essere un viatico verso il match di Catanzaro, che presenteremo ampiamente, sentendo il primo ospite fra una decina di minuti circa con Massimo Rastelli, che è un doppio ex perché ha iniziato quasi la carriera in quel di Catanzaro, dopo una piccola esperienza da giovanissimo al Solofra, ha iniziato proprio con 21 presenze nella prima stagione in quel di Catanzaro e poi ha finito la carriera da allenatore, da giocatore, iniziata quella da allenatore proprio con la Juve Stabia. E poi avremo chiaramente i colleghi Tiziano Valle e Vittorio Giummo. Mario Vollono, un parere da parte tua sul momento e soprattutto su Juve Stabia Potenza, che secondo me ha fatto vedere una Juve Stabia con il fare da grande contro una piccola, perché possiamo anche dire in questo modo, la Juve Stabia può essere tra le prime 5, 6, 7 del campionato, quindi è tra le big del campionato, mentre già dalle dichiarazioni di Capuano si è capito come per tutti gli altri la Juve Stabia sia davvero una big, sia intesa come una big di questo campionato. Mario, 4 anni di Serie B negli ultimi 10 fanno capire qual è il valore di questa società, che è quello che ha fatto in questi 10 anni. Fra l'altro, playoff disputati solo in una stagione, non sono stati disputati, playoff poi sempre raggiunti, anche quando andavano solo le prime quattro. Quindi, diciamo,
Coppa Italia di Serie C conquistata, tante situazioni. Questo fa capire che davvero, diciamo, è una squadra che deve essere, una società che deve essere considerata grande in Serie C, questo lo dobbiamo dire. In Serie B poi diventa una squadra normale, una squadra, diciamo, ambiziosa, una società ambiziosa e nulla più, ecco. Però in Serie C sicuramente può fare la voce grossa contro, diciamo, Potenza, che sicuramente non faceva campionato di Serie B da diverso tempo, e quello era il massimo dello splendore della società del Potenza. E quindi, nonostante sia un capoluogo di regione, sicuramente il confronto era, diciamo, impari sotto questo aspetto, come storia, come risultati negli ultimi anni. Poi che cosa ha lasciato questa partita? Ha lasciato una considerazione in più anche in noi: clean sheet della Juve Stabia, 2-0 secco, e ha rilasciato una Juve Stabia che comunque ha una delle migliori difese del campionato. Ecco, molte volte anche noi dobbiamo dire abbiamo additato un po' la difesa come una difesa ballerina, una difesa che prendeva gol facilmente. Poi alla fine, ecco, alla fine della quindicesima giornata, tutto questo non lo possiamo dire, perché solo la Ternana ha subito 9 gol, la Juve Stabia, al pari di tante altre squadre, ne ha subite 11, e quindi questo è un dato positivo che deve essere rimarcato. Un settore comunque sta funzionando, nel bene e nel male, comunque sta facendo quello che deve fare. Purtroppo quello che i numeri, che molte volte sono impietosi e non lasciano ad altre interpretazioni, dicono che però questa Juve Stabia ha invece l'attacco fra i peggiori, diciamo, del campionato, con 14 gol. E questo che ancora deve essere sistemato. Juve Stabia che ci ha provato, ecco, con l'acquisto di Ripe, che comunque ha fatto bene nell'ultima gara, ma non solo, anche precedentemente, in quei 20-25 minuti, quella mezz'ora che ha di autonomia, comunque mette sempre il massimo. E quindi questo può solo far ben sperare. Certo, avere Cernicoi a disposizione, lo ripetiamo sempre, senza se e senza ma non si va da nessuna parte, però sarebbe stata sicuramente un'altra cosa. E non oso immaginare, con la disponibilità proprio di Cernicoi, che il campionato avesse potuto fare questa Juve Stabia. Cosa che invece lascia ancora un po' perplessi è il centrocampo, dove ancora non si riesce a capire chi deve essere il classico direttore d'orchestra. Adesso noi andremo a giocare proprio col Catanzaro, dove c'è un ex Carlini che sappiamo che cosa è capace di fare. Quindi mancano giocatori del genere, giocatori, sai, che nel momento di difficoltà trascinano la squadra e la portano verso la vittoria. Padalino sta cercando di fare quello che può fare in queste 15 giornate. Sostanzialmente, alla fine, tolta la gara col Palermo, che io ancora rimarco sempre, grossi fallimenti non ne ha fatti, anche perché il campionato poi non è così eccelso nelle qualità tecniche e nello spettacolo. Un po' tutte, se andiamo a vedere le partite, sono tutte partite quasi di allenamento, cioè non si sta vedendo benissimo. Ma possiamo dire che l'unica partita che veramente la Juve Stabia, più che fallito, ha fatto un mezzo passo falso, è quella con la Paganese, oltre a quella col Palermo, che chiaramente sì, anche quella con la Paganese, Palermo, sì, hai ragione. Delle squadre però di medio-bassa classifica, la Juve Stabia non ha sempre portato a casa i 3 punti, e forse solo contro la Turis, che comunque ha gli stessi punti della Juve Stabia in classifica, e quindi non si può dire sicuramente una squadra di bassa classifica. E la Paganese, ci sono stati dei pareggi, poi altre volte praticamente la Juve Stabia non ha mai fallito questo tipo di partita. Sì, io però, diciamo, fra le due, no, io metto il discorso più Palermo che Paganese, perché non è che il Palermo sia inferiore alla Paganese, però diciamo il Palermo ne avrebbe stanco con 11 elementi, c'erano tutte le condizioni per poter avere la meglio. La Paganese invece comunque è una squadra viva che ha delle sue difficoltà, però ha dimostrato, diciamo, di fare comunque un bel calcio. Quindi alla fine, sostanzialmente, quando si dice la Paganese ha giocato bene per demerito della Juve Stabia, neanche mi va di dirla sta cosa. Guardando le altre partite, la Paganese, ripeto, gioca bene, però purtroppo è brava, ha messo in difficoltà anche altre squadre. Quindi è una squadra viva che veniva comunque a Castellammare dopo aver riposato con organico a disposizione, quindi diciamo che aveva tutte le possibilità per poter dar fastidio alla, e l'ha fatto, l'ha dato fastidio nonostante i 10 uomini. Invece col Palermo, ripeto, mi è rimasta, non se ne è scesa giù, nonostante, ecco, gli errori arbitrati. Se permetti, vado anche un attimo da Natale Giovanni, perché poi abbiamo Rastelli tra 4 minuti, altrimenti non riusciamo a sentire Giovanni, e poi per completare un po' per tutti. Vabbè, io però voglio dire gli aspetti positivi è questo, diciamo, la difesa, quindi dalla gara col Potenza questo ci portiamo a casa.
Natale, invece volevo, partendo da uno dei discorsi di Mario, ovvero uomini che fanno la differenza. Mario ha nominato Carlini, che 2 anni fa è stato tra quelli che facevano la differenza in quel campionato spettacolare della Juve Stabia. Possiamo dire che un Carlini o un qualcosa del genere, chiaramente rapportato in scala di valori a quest'anno, può essere uno tra Fantacci e Orlando, che proprio contro il Potenza ha fatto benissimo, sia l'uno che l'altro hanno fatto bene. Sì, io proprio sabato scorso nel post gara della partita contro il Potenza ho chiesto a mister Patalino se Orlando e lo stesso Fantacci rappresentino in questa fase del campionato proprio il valore aggiunto della Juve Stabia. E mister Patalino, diciamo, tutto sommato, diciamo, praticamente un po' svicolando sulla domanda, però perché chiaramente non può dare più meriti ad alcuni giocatori appunto rispetto agli altri, però ha evidenziato anche lui questa cosa. Sono 2 giocatori che stanno comunque elevando il tasso tecnico di questa squadra. Fantacci credo che in assoluto sia veramente la sorpresa più grande che abbiamo avuto in questo scorcio iniziale di campionato, in queste prime 14 partite di campionato, anche se ci rimane sempre quel dubbio se appunto, ne parlavamo nelle scorse, proprio se non sbaglio nel post gara di sabato scorso, se magari in un 4-2-3-1 giocando sotto punto magari Fantacci potrebbe rendere ancora di più alle spalle della prima punta, perché è un giocatore che tecnicamente si vede è un lusso per questa categoria, e stessa cosa si può dire per lo stesso Orlando, che sulla fascia sinistra sta comunque inanellando una serie di grandi prestazioni, appunto non ultima quella di sabato scorso. Lo stesso Orlando ha detto nel post gara che non è ancora al 100% dal punto di vista della sua condizione fisica, che però ci sta arrivando piano piano, e dopo la fase appunto del Covid che lo ha colpito e quindi che comunque lo ha debilitato e lo ha tenuto fermo per un periodo più o meno lungo, però diciamo Orlando è un altro giocatore che sta venendo fuori alla grande, sta facendo secondo me la differenza assieme a Fantacci in queste ultime partite di campionato, e spero e credo che lo faccia anche per tutto il prosieguo del campionato stesso, che sono 2 elementi veramente, diciamo, decisivi per le sorti della Juve Stabia e soprattutto per il reparto offensivo di questa squadra. Perfetto, mentre siamo pronti per cercare il collegamento con Mister Raselli, che avremo in diretta Skype, Giovanni, non so se c'è qualche messaggio al volo dal web. Sì, messaggi ne sono arrivati ancora tanti perché sono quelli che ci seguono, ancora Giancarlo Cirillo che dice un commento, cioè chiede un commento a noi sulle voci attorno alla squadra e alla società. Probabilmente in settimana si sono susseguite un po' delle voci, perché tali sono, probabilmente si riferisce Giancarlo a quelle che sono le voci di mercato e su quello che può essere l'andazzo nello stesso mercato di gennaio, ma proprio perché sono voci è poco attendibile, abbiamo credo poco o nulla da aggiungere. Gianluca Merolla, senza ombra di dubbio la nostra squadra era da playoff, quindi si rifà un po' il discorso della retrocessione. Non mi dimentico sempre di ringraziare voi tutti amici miei per quello che fate per tutti noi, grazie Gianluca, fa piacere invece che ci segui sempre così assiduamente tu. Raffaele Esposito, ciao ragazzi, buonasera, un caro saluto a Mario Vollono. Io penso che nel corso degli anni abbiamo sempre alzato di più il nostro tasso di crescita nei campionati, e se i ragazzi ci credono io sono fiducioso, forza è sempre solo Juve Stabia. Ancora Ciro Di Nocera, che vediamo un po' se riesco, ecco qui Ciro Di Nocera che dice: avete parlato di Cernigoi, che tra l'altro era in tribuna sabato scorso, ci sono novità sulle sue condizioni di salute? È ancora presto di parlare di mercato, ma potrebbe, ci chiede, cessare il prestito a gennaio in caso di tempi più lunghi? Non lo so, io Stabia valuterà sicuramente, credo, la permanenza o meno per gli altri mesi restanti del campionato. Certo è che non avendo avuto notizie in tal senso positive dal ragazzo, questa abbia cercherà di capire al meglio come evolvere la situazione. Come pure lo stesso Francesco ci chiede novità di Lia, ma Lia in effetti è già rientrato pieno organico in quello che è la Juve Stabia. Allora, è ovvio che si è fermato col Potenza, da poco dovrà trovare anche lui spazio. Si è fermato col Potenza, questo perciò gli chiedono come mai. Giusto. Beh, non abbiamo notizie, vediamo un po' anche nella domani se sì. Ci sarà
tra i convocati, noi speriamo che ci sia, ovviamente. Continuo a leggere. Sì. Domani torna anche i Garatoni proprio su quella fascia, sì, e quindi sì, bisognerà valutare dall'altra parte, anche se con Allievi che può giocare lì, con Codromazzi e Trest che hanno giocato e senza Mario, avere nessun problema. Mario, faccio la battuta, speriamo di non perdere qualcun altro, magari recuperiamo Garattoni, perché dopo due settimane dovevamo essere completi, ci siamo presentati. Che non ci aspettavamo di prendere Rizzo e Mastallo, che sono state due assenze pesanti, assolutamente fondamentali. Poi c'è Salvatore Cimino, il nostro Salvatore che ci saluta e ci dice: Orlando è un calciatore che ha già una buona esperienza in B nonostante la giovane età. E poi ancora un messaggio di Piero Calendo: buonasera a tutti, mettiamoci bene in testa che questo è un anno di puntini, quindi probabilmente si riferisce all'anno di ricostruzione in tutti i sensi. Ricordiamoci sempre che dopo la strana retrocessione abbiamo rischiato anche il peggio. Purtroppo quest'anno era da mettere in conto un campionato mediocre, che poi con qualche scelta tecnica diversa e con un po' di fortuna siamo tutto sommato male non è. Ciao a tutti e forza quest'abbia da Torino. Ciao Piero, io mi permetto solo di aggiungere che mediocre probabilmente è un po' riduttivo per quello che sta facendo, sì, che ha fatto la società in primis, per quello che sta facendo il mister e per quello che stanno dando i ragazzi. Io credo che chiunque di noi in piena estate, con come siamo ripartiti, scommettere su una Vestabia nelle prime 10 poteva essere anche un po' un azzardo. Oggi invece è una realtà anche buona, positiva, perché la squadra sta facendo vedere sempre di giornata in giornata sempre dei miglioramenti, e anche sta facendo capire a tutti noi come mister Padalino sta entrando nella mentalità e nella conoscenza profonda di ogni calciatore, perché poi inventarsi una difesa come l'ultima partita e vincere la gara e trovare i tasselli giusti significa che siamo sulla strada, sì, maestra. A te Mario. Assolutamente, allora è sicuramente un momento importante questo del campionato, anche perché due partite per chiudere il 2020 in tre giorni, anche se ci possiamo aspettare qualche novità da un momento all'altro anche per quel match con la Casertana, anche per, se dubito, visto che non ci sono state novità per la Casertana che gioca domenica dopo lo spostamento del match col Bisceglie, quindi ci dovrebbe essere anche quello di mercoledì. Secondo te Natale, mentre vedo Mario impegnato proprio nel cercare di contattare mister Rastelli, che stiamo cercando di contattare sia via Skype sia via telefonica, per ora non ci risponde, quindi abbiamo proprio appuntamento a quest'ora con lui. Secondo te Natale, quale sarà la chiave di volta di questo match di Catanzaro, che è sicuramente il più difficile dei due che deve affrontare la Vestabia in questo finale del 2020? Ma guarda Mario, io ho visto l'ultima partita del Catanzaro contro il Bisceglie, dove ha vinto appunto con una bella rimonta, e devo dirti, poi ne parleremo anche con il collega Vittorio Giummo dopo, che ascolteremo più tardi, però secondo me il Catanzaro è una squadra che fa un gioco molto propositivo, soprattutto sulla catena di sinistra, dove c'è un grande Contessa in grande forma nelle ultime partite, con Martinelli però è stato squalificato e non sarà della partita con la Vestabia sabato, e inoltre l'ex Contessa, uno dei cinque ex di questa partita, diciamo che è uno dei componenti di un centrocampo che secondo me è uno dei reparti più completi e più forti di tutta la categoria, perché da sinistra verso destra il Catanzaro schiera a centrocampo appunto lo stesso Contessa, poi abbiamo Corapi ex Trapani, abbiamo Verna e Casoli sulla destra, e poi c'è Max Carlini che ben conosciamo, che gioca di supporto alle due punte, quindi un centrocampo veramente, secondo me la chiave di volta della partita sarà lì, sarà cercare di individuare le giuste contromisure per cercare di frenare questo reparto soprattutto del Catanzaro, cercando appunto di spegnere soprattutto le fonti di gioco di questa squadra. Secondo me quello sarà il punto principale da cercare appunto di su cui prendere le giuste contromisure, perché questa è una squadra veramente forte in quel settore del campo, secondo me. A te Mario. Sì, intanto stiamo provando ancora con il mister, che fra un po' dovremo avere con noi una
non sempre Skype ci dà la velocità giusto, eccolo qui, mister Rastelli che sta arrivando nella video call con noi, nella video chat, e quindi gli diamo subito il buonasera. Ciao Massimo, buonasera mister, grazie di essere con noi. Ciao, grazie, buonasera a tutti voi. Buonasera, buonasera Massimo. Dicevamo nella presentazione, doppio ex, possiamo dire, ha iniziato la carriera da calciatore a Catanzaro e l'ha conclusa a Castelmari, iniziando quella da allenatore, quindi è una partita che seguirai con, penso, con affetto, no? Per due piazze importanti della tua carriera, sia da calciatore sia da allenatore. Eh sì, perché Catanzaro è stata la mia prima squadra professionistica nell'88-89. In Serie B, e la Juventus è stata la mia prima squadra da allenatore, quindi sono le due società che comunque hanno segnato le mie due carriere, no? Gli esordi delle mie due carriere, sia da calciatore che da allenatore, e quindi sono comunque due squadre, due società che ho sempre seguito, sempre seguirò, perché comunque tutte quelle con cui ho militato rimane sempre un pezzo di se stessi, quindi sarà una partita molto interessante tra due squadre naturalmente che vorranno conquistare, insomma, le migliori posizioni davanti per cercare di posizionarsi nella miglior posizione nella griglia dei playoff, perché penso che la Ternana in questo momento sia sicuramente la favorita per la promozione diretta. Mister, possiamo dire che mentre il Catanzaro è partito chiaramente con i favori del pronostico, insieme a Bari, Ternana, anche forse l'Avellino e Palermo, la Juve Stabia si è costruita praticamente, ha dovuto rifondare tutto, sono rimasti solo in quattro calciatori, penso, sai bene quale difficoltà ci possa essere anche per un mister come Patalino nell'assemblare la squadra. Che ne pensi del lavoro che poi è stato fatto dalla nuova società, perché in realtà poi Franco Maniello ha lasciato anche la sua parte di quote, ora c'è la famiglia Langella alla guida della Juve Stabia. Che ne pensi del lavoro fatto dalla società e dal direttore Ghinassi per assemblare questa squadra da dare a Patalino praticamente in due settimane? È normale che nell'immaginario una squadra appena retrocessa uno la si dà sempre come favorita, no? per la vittoria finale, non sapendo naturalmente delle difficoltà e soprattutto del fatto che la società abbia cambiato tantissimo, c'è stata una ristrutturazione generale a partire dai vertici fino a, naturalmente all'organico e all'allenatore, quindi tutto questo ha bisogno di tempo, soprattutto quando cambi molto, soprattutto quando poi ringiovanisci tanto e hai comunque sulla schiena il peso di una retrocessione, quindi non è assolutamente semplice, quindi io credo che Pasquale stia facendo un ottimo lavoro perché sta cercando di dare quella continuità che può servire, ripeto, per togliersi delle soddisfazioni, poi strada facendo uno può vedere dove può arrivare, però credo che la Stabia sia in questo momento nel pieno degli obiettivi che sarà prefissato in questa stagione, credo. Assolutamente, assolutamente. Mario Vollono con una domanda per te, mister. Ecco, invece, mister, questo Covid, no, ha determinato, noi diciamo, anche un po' la retrocessione della Juve Stabia dalla Serie B in C, e anche questi campionati, no, fra Serie A, Serie B e Serie C si vedono un poco campionati strani, no, dove non c'è quello spettacolo, quella determinazione, no, sono semplici partite di allenamento. Nello specifico, ecco, anche noi parlavamo un po' delle direzioni arbitrali, a differenza di altri anni si vedono tanti cartellini rossi, ora vabbè, in Serie A c'è il caso Insigne, ma anche in Serie C non finisce una partita, un turno che non ci sia almeno un'espulsione in qualche squadra, questa situazione può creare problemi, ecco, anche in un cammino di una squadra, no? L'arbitro non si sente libero, più libero rispetto magari a quando c'è il pubblico, di essere protagonista. Guarda, l'ho detto tante volte in tante interviste che ho fatto in questi mesi, è un calcio diverso. Sì. Nel senso che il pubblico è fondamentale, sappiamo quanto la Juve Stabia l'anno scorso abbia pagato il fatto di non poter giocare davanti al proprio pubblico, perché comunque
il mente è sempre stato un catino dove quando ti servono i punti li fai. Giocare senza tifosi, soprattutto in determinate piazze, tante squadre sono state sicuramente sono andate in difficoltà. Il fattore campo è saltato praticamente, quindi forse giocare senza pubblico permette naturalmente alle squadre che hanno un po' meno personalità, anche se sono meno forti, di riuscire comunque a rendere al meglio. Il fatto che si gioca nel silenzio assoluto, una parolina di troppo, magari un calciatore che viene colpito anche lievemente urla, con questo può condizionare l'arbitro e quindi favorire una uscita dei cartellini con una certa facilità. E ripeto, questo è un anno atipico per tutti, per le società, per gli allenatori, per i calciatori. Ne abbiamo avuto riprova quando è stato riaperto il campionato dopo il lockdown, si è ripartiti allo stesso modo. Ripeto, non è che non è calcio, ma è un calcio totalmente diverso, dove tutti, soprattutto chi in questo momento sta operando, sta cercando di affrontarlo nel miglior modo possibile, però sicuramente è condizionato da questa situazione. Allora, c'è una domanda dal web per te, mister, quindi vado prima da Giovanni Donnarumma, poi da Natale Giusti per un'altra domanda. Giovanni. Sì, grazie Mario, intanto saluto il mister, buonasera Massimo. La domanda, ciao, arriva da Francesco Trampalullo che ti saluta, dice grande mister, con doppio cuore giallo-blu, e ti chiede appunto se era possibile fare la domanda. La domanda è questa: vorrei chiedere qual è la partita che ricorda con più piacere da allenatore e quale da calciatore nella sua Juve Stabia? Vabbè, dall'allenatore quella col Catanzaro, perché è una partita decisiva, uno scontro diretto contro una grandissima squadra, e ricordo che tutti davano che era una partita che sarebbe uscito un pari e invece ce la siamo giocati fino alla fine, fortunatamente la vincemmo soffrendo, però quella fu secondo me la partita svolta, perché ci fece capire naturalmente la nostra forza e soprattutto perché staccammo una diretta concorrente che poi non ci riprese più. Lunedì abbiamo avuto Pasquale Ottobre. Pasquale Ottobre, sì. Lunedì l'abbiamo avuto proprio a Pugino S.B.I. se l'abbiamo avuto, quindi abbiamo ascoltato anche le sue parole e diceva la stessa cosa. Quella fu una partita, esatto, che diede là un po' la vittoria di quel campionato. No, Mario, no. Scusa. Arriva un'altra domanda, sì, sempre per mister, da Gianfranco Piccini, l'associazione Stabia Amore, andiamo a leggere. Un affettuoso saluto al grande mister Rastelli, ottimo allenatore e persona squisita, ci dice Gianfranco, e chiede qual è il calciatore più forte finora che hai allenato, e poi saluta un grande abbraccio appunto da Gianfranco Piccirillo. Guarda, ho avuto il piacere e l'onore di allenare Bruno Alves a Cagliari, professionista straordinario, e lì ti rendi conto quando hai a che fare con un vero campione. Dal primo istante che mette piede in campo fino all'ultimo secondo dell'allenamento, lì ti fa capire la forza mentale dei grandi campioni. Quindi sicuramente lui è stato uno dei più grandi che ho allenato. Non è che ho avuto l'opportunità di allenare in grandissime squadre, ma a Cagliari questo c'è stata questa opportunità, quindi sono contento di aver avuto l'opportunità di confrontarmi anche con un campione d'Europa come lui. Aspetta, nella domanda di Francesco Trampalullo c'era la partita da allenatore e quella da giocatore, giusto? Sì, 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 infatti stavo tornando, sì, sulla domanda. Allora, quella da calciatore non è stata un'annata fortunata, no? Per me, perché sapete che dopo 5 giornate, sì, a Foggia mi sono rotto il legamento, sono rientrato dopo 4 mesi e mezzo, in una situazione sicuramente difficilissima, e forse la gara dove sono rientrato, ma più che per l'emozione, per il fatto di aver stretto i denti, di aver passato 4 mesi e mezzo da solo a Bologna a 40 anni, ma con la ferrea volontà di voler tornare comunque in campo e dimostrare di poter dare una mano alla squadra che aveva bisogno comunque non solo di calciatori di qualità, ma soprattutto di un po' di personalità che
mancava in quel gruppo che ormai si era un po' perso. E ripeto, il mio dispiacere è che forse sono arrivato troppo tardi in età e soprattutto con un infortunio così pesante che non mi ha permesso assolutamente di poter dare il mio contributo in campo. Ho cercato di farlo fuori, nel senso di lavorare all'interno dello spogliatoio negli ultimi mesi, ma questo non è bastato per salvarci quell'anno. Però l'anno vincita poi l'hai presa l'anno successivo. Sono rifatto da allenatore. Infatti. Assolutamente. Natale Giussi, con un'ultima domanda per te, perché sappiamo che hai anche degli altri impegni importanti, e quindi ultima domanda per te e poi ti lasciamo ai tuoi impegni, e grazie di essere con noi. Natale. Sì, buonasera mister. Anche 5 minuti ti do ancora, senza problemi. grazie mister. Volevo chiederle un suo giudizio complessivo su quello che è l'andamento del girone C di Serie C. Chi la spunterà secondo lei fra Ternana e Bari, e qual è la squadra che ha, al di là di Ternana e Bari, qual è la squadra che la sta sorprendendo di più in queste prime 14 giornate del campionato? Allora, è indubbio che al momento la Ternana, come ho detto prima, sembra la squadra da battere, quella che ha trovato un rendimento, una continuità, un ruolino di marcia impressionante. Poi il Bari, che è la squadra per eccellenza, costruita per vincere, già insomma gli è andata male l'anno scorso, ulteriormente si è rinforzata, ha preso un allenatore vincente per la categoria. E qui la Ternana dovrà essere attenta, secondo me, a non mollare, perché come mollerà un attimo sicuramente il Bari dietro cercherà in tutti i modi di approfittarne. E poi per il resto vedo tante squadre che possono, secondo me, sperare, diciamo, un posto al sole, cioè, almeno dal terzo posto in giù. Sicuramente l'Avellino, il Catanzaro sono squadre sicuramente costruite per campionati di vertice. C'è il mi sembra che Ternana, no? Sta facendo un ottimo inizio di stagione. La Juve è lì pronta, la Turris era partita bene, però non è promossa con l'entusiasmo, ha perso qualche colpo ultimamente, ma sta facendo anch'essa un ottimo campionato. E poi c'è il recupero del Palermo, che sì, naturalmente è partito in grande ritardo. Poi questione Covid l'ha sicuramente penalizzata, ultimamente ha ripreso un po' di vittorie che l'hanno portata a ridosso dei playoff, e quindi rimane sempre una grande piazza, una grandissima squadra, per non dimenticare naturalmente il Catania, che è un'altra squadra anch'essa insomma blasonata e che tenterà in tutti i modi di arrivare nelle migliori condizioni. Quindi io credo che dei tre gironi è il girone sicuramente più difficile, più agguerrito, con piazze importanti, con organici importanti, con società comune, credo sia bello, Catania, no? Con l'arrivo di Tacopina. Esatto, con l'arrivo di Tacopina ulteriormente ci saranno, insomma, dal punto di vista economico, delle possibilità per poter rinforzare la squadra. Quindi veramente un girone sembra veramente una serie B2, a volte è una frase fatta, ma questa è lo è veramente quest'anno. Assolutamente, mister, noi ti salutiamo, però Mario, ci sono alcuni messaggi sull'altra pagina di questa Bicunica Fede. Ci sono delle persone che ci seguono, come Attilese Gaetano, che dice: buonasera Massimo Rastelli, come va? Sono Gaetano il bomber, sono passati tanti anni, sei un grande mister ora. Poi continua ancora, te lo ricordi. Ecco, poi c'è una domanda da parte di Ordinato Ferdinando, che dice: domanda per il grande mister Rastelli. Mister, possiamo dire che Castellammare è stato il trampolino di rilancio per te, grande calciatore altrettanto da allenatore? Questo l'ho sempre detto, io ho sempre ringraziato Giglio e Maniello che mi hanno dato la possibilità, nel momento in cui ho deciso di smettere, di intraprendere un nuovo lavoro, quindi quello dell'allenatore, di rimanere in ambito calcistico. Non è semplice, no? Avere persone che comunque ti danno questa possibilità, e soprattutto sapere di avere alle spalle delle persone anche amiche che ti proteggono in tutto e per tutto. Insieme a Gigi Pavarese è stato per me un battesimo di fuoco, no? Quindi cercando subito di riportare questa in Serie C1, che non era assolutamente semplice, perché era comunque la mia prima stagione
come esperienza, quindi c'è voluto l'aiuto un po' di tutti e non per ultimo quello dei calciatori, gran parte erano stati anche i compagni l'anno precedente, quindi veramente c'era un'unità di intenti che mi ha permesso comunque di partire col piede giù, vincendo subito un campionato, e quindi questo nessuno me lo farà mai dimenticare, quindi io l'ho sempre detto, per me Castellammare è stato il punto di partenza che mi ha permesso finora di fare un bel percorso e spero che possa ancora continuare. E mister, salutandoti, il percorso come continuerà? C'è qualche chiamata, il telefono sta squillando in questo periodo, arriva anche il mercato tra l'altro di gennaio, quindi qualche squadra ha bussato alla tua porta, com'è la situazione, dove ti vedremo prossimamente? Non ti diciamo, non ti chiediamo la squadra chiaramente, ma solo se c'è qualcosa che bolle in pentola. Mario, ho ricevuto tante richieste, devo essere sincero, sia in Lega Pro che in B, sono state 7 richieste, però come ho detto in precedenza, Lega Pro in questo momento non la prendo in considerazione, quindi ho declinato cortesemente l'invito. Per quanto riguarda invece la Serie B, non ci sono stati poi gli accordi contrattuali, quindi non se ne è fatto niente, però ripeto, sono molto sereno e anche in un momento come difficile come questo, c'è Covid, insomma, non ho quella fretta di dover tornare se non proprio con un progetto che mi possa coinvolgere pienamente, se no preferisco aspettare tempi migliori. E noi ti auguriamo chiaramente nel 2021 un progetto che sia confacente alle tue caratteristiche, a ciò che davvero sia il meglio per te. Grazie mille. Grazie ragazzi, grazie a te, grazie, in bocca al lupo. Buon Natale, buon anno a voi, veramente. Che si possa uscire tutti da questa situazione. Ciao. Io vi ringrazio dell'invito, ne approfitto naturalmente per fare a voi tutti gli auguri di buon Natale, naturalmente di buon anno e naturalmente a tutti i tifosi e gli sportivi stabiesi. Buona serata. Grazie mille a Massimo Rastelli, doppio ex, abbiamo detto chiaramente, con Catanzaro e Juve Stabia, e fa piacere sentire comunque le parole. Non sono tornato su questo episodio perché già, se non sbaglio, ne parlammo proprio con lui nella telefonata che poi abbiamo fatto qualche mese fa, era ancora sbaglio nel campionato di Serie B. No, già, però, purtroppo già eravamo retrocessi, è 5 agosto. Proprio all'ultima giornata, ma 5 agosto. Giornata, sì. L'abbiamo chiamato. No, però mi ricordo lo spunto che fu quello, cioè che i giocatori che poi non sono rimasti quest'anno a riconquistare quello che avevano sperperato e buttato via, invece quell'anno con il secondo anno di Giglio Maniello all'epoca vollero rimanere, vollero riconquistare, come è successo quando abbiamo parlato con Enrico Maria Amore, con Raffaele Ametrano, vollero rimanere proprio perché si sentivano in colpa, cosa che oggi purtroppo probabilmente in tanti giocatori non c'è questo senso di responsabilità, questo senso di attaccamento alla piazza e alla maglia fino in fondo. Poi chiaramente ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi, però onestamente su 25 giocatori che ne sono rimasti 4 e qualcuno anche col mal di pancia prima che l'hanno avuto, poi è passato, onestamente un po' a noi che, come vedete dalle nostre spalle, c'è questa passione che ribolle nella nostra anima, nel nostro sangue, onestamente un po' è dispiaciuto, Mario, poi, fa piacere avere queste testimonianze. Io aggiungo un'altra cosa a quello che dici, per quelli che sono rimasti in Serie B, ecco, vedi Forte, qualcun altro, anche lo stesso Canotto, no, vanno in Serie B, vogliono rimanere in Serie B, e ok, ci sta anche pure di non voler scendere, ecco il discorso Massimo Rastelli, dice la Lega Pro non la prendo proprio in considerazione oggi, sono scelte personali. E quello che invece fa più male è vedere, ecco, un Torucci che va a Catania, un Fazio che va a Catanzaro, e allora in quel caso c'è categoria per categoria, squadra per squadra, è proprio un discorso che tu denigri la piazza di Castellammare, si reputi la Juve Stabia inferiore a un Catanzaro, inferiore a un Catania, ecco, esce fuori un po' anche il nostro animo da tifoso, come dicevi tu, per quello che si vede alle spalle, e detto proprio gli ultimi due che sono andati via proprio quando si poteva anche evitare di andare via, con
quando hanno capito che forse c'era anche qui un progetto, ma non gli è interessato probabilmente continuare, però bene che siano andati, perché poi nella giusta ottica, però da un punto di vista poi vedi che comunque persone come Massimo Rastelli, come Metrano, come Amore, che avevano diciamo la loro carriera già alle spalle, avevano possibilità anche probabilmente altrove, hanno voluto continuare l'anno successivo per riconquistare quello che avevano perso in campo. Questo fa piacere, ma parliamo già di 10 anni fa, quindi a volte va cambiando le epoche. A questo punto però direi di andare, visto che Rastelli era un grande attaccante, un ottimo attaccante, quindi andiamo a fare qualche gol con i nostri sponsor, no? E poi torniamo con il nostro Tiziano Valle, perché la voce del Menti c'è sempre. Chiaramente dispiace che non ci sia il boato insieme alla sua voce, però magari sentiamo anche le sue emozioni insieme alle nostre. Io prima di mandare in onda però saluti a Onorato Ferdinando e dico buonanotte, visto che ce le fa anche lui, perché va a dormire. Lo salutiamo. Spero che le abbia sentiti questo nostro buonanotte, e poi vabbè, ci vediamo prossimamente. Perfetto. Per essere sempre pronti in griglia di partenza, fai un pit stop da Giocar. Officina meccanica, centro revisioni autovetture, autocarri fino a 35 quintali, ciclomotori, minicar, motocicli e motocarri. Da sempre ti offriamo professionalità, dinamismo, finanziamenti in sede e tagliandi a partire da 50 euro con ritiro e consegna auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto Block Shaft. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la Campania dei dispositivi di guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ripuaria 12 a Castellammare di Stabia. 081 87 020 66 su Facebook Schettino Group. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 086. Ed eccoci di nuovo in diretta con la puntata numero 10 della terza stagione di Juve Stabia Live Talk Show. Direte, siamo a fine 2020, sono solo la decima puntata, cioè ne abbiamo fatte talmente tante, mi viene venuto a fare questo parlare nella prima parte della stagione precedente, perché siamo arrivati penso a 45-50, penso con cose molto sopra le 33-35 consuete per quei 3 mesi in più, chiaramente, che abbiamo poi dedicato anche ai nostri partner commerciali, cercando di stare vicino a loro. A proposito di questo, volevo fare un saluto particolare con un abbraccio molto caloroso che va ad alcuni dei nostri partner commerciali che sono stati con noi, che comunque anche degli amici come Rosario del bar Caffetteria Spagnolo, che sta che ha combattuto, spero sia davvero bene contro il Covid, e quindi ha riaperto il bar il figlio Emanuele, grandissimi di cose che sappia, quindi siamo con loro, chiaramente con tutti coloro che sono in questo momento in battaglia contro questo male davvero non oscuro, purtroppo, che però che stiamo combattendo tutti. E poi un abbraccio particolare va alla famiglia Bagnale, al Vida Pizza e Bistro, perché c'è stata la perdita del caro nonno di Enzo e di Dario, i nostri grandi amici e grandi appassionati della Juve Stabia e tifosi, quindi a tutta la famiglia a Bagnale per questa perdita che c'è stata proprio in questi giorni, se non sbaglio proprio ieri. E quindi un abbraccio a loro con il nostro le nostre condoglianze chiaramente alla famiglia. Nel frattempo abbiamo con noi il collega e amico, anche voce del Menti, Tiziano Valle, a cui chiedo della diretta di girare il telefono in orizzontale, così lo vediamo ancora meglio. Ecco, in tutta la sua larghezza lo vediamo. Averlo con noi in tutto e per tutto. Buonasera Tiziano, grazie di essere con noi. Buonasera a voi. Buonasera, davvero un piacere a voi e ai vostri ospiti, chiaramente, a tutti quelli che vi seguono da casa.
Ciao Tiziano, Tiziano. Hai questa passione gialloblu chiaramente, non solo per lavoro ma soprattutto per ciò che ci è stato tramandato da generazioni. Spesso leggo anche dei tuoi post molto belli e chiaramente ci sono tante generazioni di tifo gialloblu nella famiglia Valle, come la famiglia Pollono, Donnarumma, Giusti e Di Capo. Siamo malati. Volevo da parte tua proprio un parere subito su quello che abbiamo detto poco fa, riferito alle ultime parole del mister Rastelli che abbiamo sentito prima, un doppio ex di Catanzaro e Juve Stabia. 10 anni fa lui retrocede da giocatore nonostante problemi al legamento, ha saltato tutta quella stagione praticamente, non fu per nulla responsabile di quella retrocessione cruenta sul campo, perché cruenta a livello sportivo, perché una squadra costruita per vincere che poi retrocede. Però lui, come Ametrano, come Amore, come altri protagonisti in negativo dell'anno precedente, cercano l'anno successivo di riportare quella squadra in Serie C1 e ce la fanno chiaramente battendo proprio il Catanzaro, che era la rivale di quel campionato, Catanzaro di Auteri, con qualche problema economico, però quel Catanzaro di Auteri che diciamo era rivale della Juve Stabia in quell'anno. Cosa che però quest'anno, per esempio, su 25 giocatori che erano di quella Juve Stabia che retrocessa dalla Serie B, non è successo, ovvero non è rimasto praticamente nessuno, sono rimasti in pochissimi coloro che sono rimasti, onore a loro che hanno sposato comunque il progetto di continuare qui a Castellammare, però quella passione, quell'attaccamento per la piazza, per i colori, non mi sembra ci sia stato fino in fondo, no? No. Non c'è stato fino in fondo e purtroppo io credo che non lo rivedremo più. Sono passati 11-12 anni, il calcio è cambiato, era già cambiato prima forse, ma in questi 11-12 anni è peggiorato, se mi consenti, nel senso dal punto di vista dei legami, delle emozioni, dell'attaccamento, ecco, alla maglia da parte dei calciatori. Da questo punto di vista è peggiorato. Forse ha fatto uno scatto in avanti per quanto riguarda, non lo so, forse il professionismo magari, però dal punto di vista delle sensazioni, delle emozioni è peggiorato tanto. In quella USA c'erano calciatori che poi in fondo si erano formati negli anni 80, tipo Raffaele Metrano, tipo Rastelli, c'era lo stesso Donovan Mauri, c'erano ragazzi Gigi Pezzella, c'erano ragazzi che erano davvero attaccati al progetto, erano legati a quello che poteva essere un risultato sfumato, in quanto quella Juve Stabia che retrocesse dalla Serie C1 era costruita per ben altro. Non era costruita certo per andare in C2, e quindi c'era quella voglia di rivalsa. Lo stesso Enrico Amore mi viene in mente, calciatori che erano stati protagonisti negli anni, si erano formati negli anni 80, erano stati protagonisti negli anni 90 ed erano arrivati a Castellammare convinti di poter far bene quella stagione. Quella stagione andò male e cercarono il riscatto. Cercarono il riscatto perché avevano voglia di chiudere al meglio quella che era la carriera. Poi consentimi di dire, a volte anche per quanto riguarda i giovani, io ricordo che in quella Juve Stabia che retrocesse e poi dopo riuscì a conquistare la promozione c'era Danilo D'Ambrosio, che oggi è all'Inter e poi ha fatto la sua carriera. A volte anche fare un passo indietro, quello che può sembrare un passo indietro, ecco, ripartire da una categoria inferiore, però una squadra che ti mostra fiducia, non è detto che sia una limitazione. Io vedo tanti ragazzi oggi arrendersi alla prima difficoltà. Daniele D'Ambrosio ebbe la forza, nonostante secondo me aveva già fatto bene tutto sommato nella stagione in Serie C, considerando che era la prima diciamo tra i professionisti, e penso che non avrebbe avuto difficoltà a restare in C1 o addirittura a cercare a seguire qualche sirena dalla Serie B. Invece rimase a Castellammare, si impose come protagonista e poi la Juve Stabia giustamente gli lasciò la possibilità di andare al Torino a gennaio. Questo forse manca, questo attaccamento, questa voglia di rivalsa anche manca. Se ci fosse stata voglia di rivalsa quest'anno forse avremmo avuto più calciatori che sono retrocessi l'anno scorso con la Juve Stabia, probabilmente avrebbero avuto anche quelle motivazioni in più per spingere la squadra in alto. Mario Volo. Ecco, Tiziano, invece
guardando un po' la Juve attuale, tolto Orlando che comunque sta facendo bene da diverse gare, fra l'altro è anche assegnato, si è sbloccato e quindi sta facendo vedere il valore per il quale è stato acquistato, e tolto anche il discorso di Fantacci, giovane calciatore dell'Empoli che si vede che ha un piede diverso rispetto ad altri, magari viene utilizzato la posizione lì sulla destra dove non rende al meglio ma comunque dà il suo contributo. Ecco, vedere Ripa, no, che entra mezz'ora, 25 minuti, e comunque fa vedere qualcosa in più rispetto agli altri, fa capire forse che questa squadra è stata costruita da troppi fiorettisti e pochi sciabolisti, passi per termine. Guarda, io non ti dico la verità, per quanto riguarda quelle che sono le caratteristiche, diciamo dal punto di vista del carattere, del temperamento, non mi voglio spingere nei giudizi perché stiamo vivendo una stagione particolare, stiamo vivendo sì. un campionato in cui purtroppo tu non hai la spinta del tifoso, non hai quella possibilità, ecco, di avere quello sprone da parte della curva che ti incita, quindi da questo punto di vista non lo so onestamente fino a quanto potrebbe essere veritiero il giudizio. Lo vediamo anche in Serie A, no? Ci sono calciatori che per esempio fino all'anno scorso sembravano rendere al massimo oppure non rendere proprio, hanno cambiato totalmente il loro apporto alla squadra. Mi viene in mente per esempio Calabria, faccio un esempio perché ieri ho visto la partita del Milan, no? Calabria l'anno scorso sembrava un giocatore praticamente da buttare, o comunque da diciamo non da Milan, non da Serie A. Quest'anno sembra un giocatore trasformato. Poi magari vai a vedere altri tipi di calciatori che l'anno scorso facevano bene e quest'anno non stanno riuscendo a rendere. Quindi da questo punto di vista non so fin quanto potrebbe essere veritiero il giudizio, però ti dico che per esempio è una cosa che notiamo nelle caratteristiche dei singoli. Sì. Cioè questa Juve Stabia, se andiamo a vedere i centimetri di questa Juve Stabia, salvo rare eccezioni, non è una squadra molto strutturata fisicamente, soprattutto a centrocampo. Sì. Centrocampo è un centrocampo molto leggero. Sì. Non muscolare, e questo poi lo vedi, lo noti in campo, soprattutto quando si tratta di recuperare palla. La Juve Stabia ha una difficoltà immane quando trova squadre che sanno palleggiare. Quindi io mi soffermerei, ecco, proprio sull'aspetto, sulle caratteristiche dei calciatori che forse non sono adatti a quel tipo di gioco che ci aspettiamo noi. Allora, Natale Giusti per un'altra domanda per te, Tiziano. Sì, buonasera Tiziano, innanzitutto volevo chiederti, uno dei grandi ex della sfida di sabato prossimo con il Catanzaro è quel Max Carlini che noi conosciamo benissimo per la grande annata di 2 anni fa e per una parte del campionato scorso. Ecco, non credi, è vero che chiese lui di andare via perché non trovava spazio, non aveva continuità in quel momento del campionato lo scorso anno, ma non credi che Carlini si è andato via lo scorso anno un po' troppo frettolosamente, che avrebbe potuto dare il suo contributo anche nel prosieguo della scorsa stagione e ancora di più in questa categoria? Sì, sono d'accordo con te Natale, io penso che avrebbe potuto dare il suo contributo, soprattutto se quando poi ricordate Caserta cambiò modulo cercando un po' quello che era il centrocampista che si inseriva dietro l'attaccante. In quel momento secondo me Carlini sarebbe stato utile alla Juve Stabia e la Juve Stabia sarebbe stata utile a lui forse per fare un buon campionato in Serie B. Purtroppo quello è un addio che... quella è una situazione che poteva essere gestita diversamente da su tutti e due i fronti, ecco, sia dalla parte tecnica, societaria, che dalla parte del calciatore. E fatemi ricordare anche Branduani, perché secondo me anche Branduani andato via un po' frettolosamente, dato anche quello che aveva messo in campo durante la promozione. Però che poi è arrivato soprattutto nella seconda parte di stagione, Provedel, che è stato sicuramente all'altezza, anzi ci mancherebbe, è stato un ottimo portiere. Però pure Branduani poteva essere un portiere che poteva darci una mano l'anno scorso. Giovanni Donnarumma, non so se c'è qualcosa anche dal web, oltre che una tua considerazione con Tiziano. Sì, innanzitutto saluto Tiziano. E, vabbè, ricordiamo anche che ci stanno seguendo, anche perché lo fa spesso.
e noi ci fa piacere il nostro ex Tognarini, e salutiamo anche Raffaele Galasso, il nostro Raffaele, che ci stanno seguendo. Allora ti riporto un messaggio, quello di Antonio Iezza per Tiziano, che dice: ciao grande speaker stabiese, scrive Antonio Iezza. E poi la domanda ti arriva da Francesco Tramparulo, che dice, domanda appunto per Tiziano, dice: da quando è la voce del Menti, qual è il calciatore che ricordi con più piacere? Allora, detto, fatemi salutare Antonio, che è una di quelle voci che riesco a sentire anche adesso che lo stadio è vuoto, perché lui si piazza su quel palloncino, sì, e comincia a urlare, e lo riusciamo a sentire dall'altro. Fate un po' a gara, secondo me. Lui c'ha l'aiuto dell'elettronica, però Tiziano c'ha l'aiuto dell'elettronica, lui è solo voce, quindi certo. E per quanto riguarda i calciatori, ce ne sono tanti. Dal punto di vista personale sono molto legato a Mauri, sono molto legato a Molinari, a Cazzola. Certo, se poi dovessi dire il calciatore che è riuscito meglio in questi anni, chiaramente è Sau, voglio dire. Sfondiamo una porta aperta. Ha fatto perdere parecchio la voce, anche a me. Infatti. Urlare di più, e ci ha fatto urlare di più, quindi sicuramente quello forse è quello che è venuto meglio. Però di calciatori che hanno dato tanto ce ne sono davvero molti. Mi viene in mente Nazareno Tarantino, ma farei torto a qualcuno se, diciamo, dimenticare lo stesso Diego Albadoro. Davvero davvero tanto. E non mi piace dimenticarne qualcuno, però chiaramente Sau è quello che veniva meglio. Lo no, io la considerazione, sì, la considerazione che volevo chiedere, diciamo, a Tiziano, che ancora ci sono tifosi o comunque chi segue questa, perché storce un po' il naso per quelle prestazioni che possono sembrare un po' altalenanti nel risultato, nei punti, nel gioco. Però ecco, io personalmente non so se condividi, io ho una crescita della squadra è abbastanza tangibile, c'è una squadra che comunque con Padalino sta cercando man mano di affrontare i problemi di settimana in settimana, ce ne sono stati tantissimi, sempre puntando alla crescita, anche se poco, comunque è una squadra che si sta man mano avviando ad avere una sua identità. Tiziano. Sì, fondamentalmente io penso che qualsiasi discussione debba partire da quello che è l'obiettivo che una squadra si prefigge. La Juve Stabia quale obiettivo si è prefissa? La Juve Stabia si è prefissa di entrare nei playoff, d'accordo? Sì. Chiaramente se entrasse nei playoff tra le prime 5 classificate sarebbe meglio, e su questo non ci sono dubbi. Però la Juve Stabia così sulla carta e per quello che sta facendo in campo io non penso abbia difficoltà ad entrare nei playoff. Se poi si chiede a questa squadra di tentare il salto di categoria, di andare in Serie B già quest'anno, forse manca qualcosa, perché dobbiamo essere onesti con noi stessi. Assolutamente. E forse manca qualcosa, abbiamo accennato prima al centrocampo, forse l'assenza di Cernicoi la stiamo pagando, perché doveva essere l'attaccante che magari ti dava quel guizzo in più là davanti. Forse abbiamo pagato un po' l'assenza di Trost e servirebbe un'altra alternativa sugli esterni. Però cioè, se l'obiettivo è quello di entrare di playoff e costruire pian piano, io penso che questa Juve Stabia abbia tutte le carte in regola per centrarlo. Chi si aspetta di più probabilmente dovrà attendere, perché questa Juve Stabia così non è brutta, quindi sì. Vediamo o dovrà investire di più. Bisognerà investire di più, probabilmente bisognerà anche rimediare a qualche errore, perché faccio, sì. io ribatto sul centrocampo, perché secondo me è il reparto dove forse si poteva fare qualche scelta diversa, senza voler accusare nessuno, perché poi stiamo parlando di una squadra costruita in pochissimo tempo. Infatti. Si vedrà a gennaio anche quello che si farà. Giri tutta la rosa, se non riesci a trovare un centrocampista di contenimento tra i 6, 7, 8 che hai a disposizione, vuol dire che forse qualche scelta diversa la potevi fare. Sì, assolutamente. Una considerazione, allora noi ringraziamo come sempre della tua disponibilità. Una considerazione sulla questione Gulfo. Io non lo dico il caso Gulfo, la questione Gulfo, perché per me non è un caso. Guarda, onestamente finora non ha reso per quello che ci si aspettava. Gulfo non ha reso per quello che ci si aspettava, e probabilmente neanche per quello che si aspettava Padalino da lui. Io l'ho visto quando è entrato in campo contro il Potenza, mi è sembrato un atteggiamento non proprio, diciamo,
disponibile nei confronti della squadra, probabilmente anche di quello che gli aveva chiesto l'allenatore. Perché ha preso due palle. Giro un attimo, però ti chiedono di entrare a partita oramai andata sul 2-0. Tu, che comunque sei venuto qui come, diciamo, primo di quei vari attaccanti che poi sono arrivati, comunque tra i primi di quei vari attaccanti che sono arrivati esterni, e il mister ti mette in campo per gli ultimi 6 minuti, stile Eriksen con l'Inter. Come entri in campo? È chiaro, però, che dovresti dare l'esempio, e quindi da una parte Padalino ha ragione, però 6 minuti sono un po' pochini, no? Scusati, ma ci sta, però io penso che proprio quella sostituzione dovrebbe fargli scattare la molla. Cioè, Golf non è la prima volta che entra in campo, non è la prima volta che gioca, qualche apparizione l'ha fatta, ha giocato qualche volta da titolare, quindi non è che è la prima volta che gioca, però dipende, no, è una questione di personalità. C'è il calciatore che entra in campo e ti vuole dimostrare, dire, guarda che mi hai messo in panchina, adesso ti faccio vedere io cosa so fare, e ti mette in difficoltà in vista della prossima. E c'è il calciatore che magari entra, ecco, un po' scocciato, non al panico, giù di tono, ma spento, mentale, si siede, e quindi è una questione di personalità. Io mi aspetto sempre che un calciatore rispetti quello che vuole l'allenatore e che provi a metterlo in difficoltà. Se Golf avesse preso il primo pallone, avesse infilato una giocata e, diciamo, creato i presupposti per far giocare bene la squadra, io penso che Padalino avrebbe visto in modo diverso anche rispetto a quello che sarà il prossimo futuro. Sì, questo sicuramente. Io ho voluto aggiungere un particolare che magari fino ad ora non avevamo ancora seguito, però secondo me il mister sta facendo quello che di meglio si possa fare con il materiale a disposizione fino a questo momento. Allora, Tiziano, io ti stavo per salutare già prima, perché abbiamo in coda anche un altro collega da Catanzaro, il nostro grande amico Vittorio Giummo, che tu sicuramente conosci, e quindi ti salutiamo e ti facciamo soprattutto gli auguri di un buon Natale, di una buona fine e buon principio, che sia un 2021 sicuramente migliore del 2020, su questo a livello sportivo, è facile, forse su anche altri ambiti possiamo essere tutti d'accordo, e a questo punto facci anche tu gli auguri per tutti i tifosi della Juve Stabia, che chiaramente dalle tue parole in genere si accodono le tue parole allo stadio, ora non potranno farlo qui, però magari i tuoi auguri. Speriamo che il 2021 vi consenta anche di tornare presto allo stadio a tifare, perché vedere quello stadio così è davvero una cosa desolante. No, io faccio gli auguri a tutti i tifosi della Juve Stabia, a tutte le persone che stanno seguendo questa trasmissione, faccio gli auguri a voi, e come ripeto sempre, al di là dell'amicizia, ma fate davvero un lavoro straordinario per la Juve Stabia, e quindi vi ringrazio prima da tifoso e poi da collega. Perché è sempre bello vedere, diciamo, seguirvi, vedere le cose che tirate fuori, perché è davvero importante che si parli di Juve Stabia, soprattutto in questo momento in cui purtroppo non si può essere partecipi allo stadio, a quello che è il destino della squadra, a quelli che sono i 90 minuti. Quindi vi faccio davvero tanti auguri anche a voi, ci vediamo allo grazie, stadio. Grazie Tiziano, un abbraccio. Auguri, ciao. Ciao Tiziano. Ciao Tiziano. A questo punto continuiamo e andiamo subito nell'argomento Catanzaro-Juve Stabia, nell'attesa di avere Vittorio Giummo. A questo punto subito da Giovanni, perché iniziamo già ciò che è Catanzaro-Juve Stabia con la scheda del Catanzaro e l'arbitro in attesa. Poi appena partiamo con l'arbitro contattiamo Vittorio Giummo. Giovanni. Sì Mario, l'Unione Sportiva Catanzaro 1929, in realtà fondata nel 27, anche se la si fa risalire proprio al 1929, disputa da quell'anno i primi campionati. Nel corso della sua storia la società è stata rifondata per ben due volte, nel 2006 e ancora nel 2011, in entrambi i casi per questioni finanziarie. I colori ufficiali del Catanzaro sono fin dalla sua fondazione giallo e rosso, il simbolo è l'aquila reale, simbolo della città, appunto, di Catanzaro. La squadra disputa le proprie gare interne allo stadio Nicola Ceravolo, costruito nel 1919, in pratica l'impianto sportivo più antico della Calabria. Nella sua storia conta 7 stagioni in Serie A, di cui 5 consecutive, è stata la prima formazione della Calabria a raggiungere la massima serie del campionato italiano di calcio, e i suoi migliori piazzamenti sono il 7° e l'8° posto, ottenuti rispettivamente nel 1981-82 e 80-81. In Coppa Italia vanta inoltre una finale raggiunta nella stagione 65-66 e 2
due semifinali nel 78-79 e 81-82. Il 30 maggio del 2018 la società, che già utilizzava il logo storico dal 2011, ha annunciato il ritorno alla vecchia denominazione, appunto Unione Sportiva Catanzaro, con l'aggiunta del finale del 1929, appunto l'anno di denominazione. I numeri del Catanzaro in questo campionato, che la vede quarta in classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con 19 gol fatti e 15 subiti. Nel dettaglio, tra le proprie mura amiche ha ottenuto 5 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, con 10 gol fatti e 4 subiti. In esterna, 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 9 gol fatti e 11 subiti. Quindi in casa la squadra è ancora imbattuta. L'arbitro di questa gara, l'arbitro del Catanzaro Juve Stabia, che ricordiamo si giocherà sabato prossimo alle ore 17:30, sarà il signor Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, il 32enne toscano, la sua terza stagione in Lega Pro, con 25 gare in questa categoria, con 9 vittorie interne, 7 pareggi e 9 vittorie esterne, con 9 rigori e 9 espulsioni. Quest'anno ha diretto 4 gare, con una vittoria interna, un pareggio e 2 vittorie esterne, decretando un rigore e nessuna espulsione. Con sia il Catanzaro che con la Juve Stabia sarà la sua prima direzione. Andiamo pure a trovare un po' qualche aneddoto tra i due allenatori. Appunto sarà il derby pugliese dalle panchine, con mister Calabro Leccese di Galatina e mister Padalino Foggiano Doc. Sono due confronti tra loro con una vittoria a testa. Mister Calabro ha incrociato due volte la Juve Stabia in passato, nella stagione 2016-2017, con una sconfitta e un pareggio. Mister Padalino invece di contro conta 4 confronti con il Catanzaro ed è un poker di vittorie a cavallo dell'anno 2015 e 2017. Infine ricordiamo gli assistenti di questa gara, che saranno il signor Domenico Castro della sezione di Livorno, il primo assistente, il secondo Lorenzo Giusto della sezione di Grosseto, quarto uomo impegnato tra le due panchine sarà il signor Dario Madonia della sezione di Palermo. Questi numeri e direttori di gara di sabato. A te Mario. Grazie Giovanni, allora ci fa tantissimo piacere avere con noi un amico, un collega, una delle persone più disponibili che troviamo nei vari stati d'Italia, non lo dico perché è qui già con noi, ma proprio perché è ciò che sentiamo ogni volta che siamo a Catanzaro, ogni volta che lo vediamo qui al Menti. Vittorio Giummo, buonasera Radio Catanzaro, ciao Vittorio. Buonasera a te Mario, saluto l'altro Mario. Buonasera, Vollono, a Catanzaro lo chiamiamo Vollono. Vabbè, l'accento si sbaglia un po' da per... A Natale Giusti e a Giovanni. Ciao Vittorio, ciao Vittorio. Buona serata, ovviamente un saluto anche ai tanti tifosi della Juve Stabia che seguono il vostro bel programma dei quattro moschettieri. Grazie. Noi diciamo anche il quartetto centro. Come questi quattro moschettieri, tra l'eccezione per Giovanni, siamo quattro moschettieri un po' più in carne. Allora Vittorio, noi vogliamo subito entrare nell'argomento Catanzaro Juve Stabia, presentando il momento in casa Catanzaro. Come si sta vivendo questo momento in casa Catanzaro? Un Catanzaro che sembra nel momento migliore, no, del campionato, sta uscendo al meglio, almeno da quello che dicono i risultati in queste settimane. Eh sì, Mario, è un Catanzaro in crescita, un Catanzaro che aveva iniziato il campionato un po' balbettando, ma perché la rosa giallorossa è stata formata negli ultimissimi giorni di mercato. Giocatori totalmente nuovi, quindi l'allenatore Calabro ha avuto logiche e chiare difficoltà ad amalgamare il gruppo. Questo gruppo che sta crescendo adesso di domenica in domenica, anzi adesso anche con i turni che ci sono stati infrasettimanali, diciamo anche da mercoledì a domenica, e comunque insomma ha dato la prova di questa crescita proprio domenica scorsa contro il Bisceglie, una gara giocata in un terreno molto difficile a causa della pioggia, del forte vento, e Catanzaro sotto per un rigore sinceramente letteralmente inventato dall'arbitro. Aveva precedentemente colpito un palo con Evaco, però poi subito dopo il gol il Catanzaro ha avuto la reazione e ha vinto diciamo d'autorità, anzi il risultato sta stretto alla formazione giallorossa, perché poi ha avuto anche delle occasioni per impinguare il bottino, ma l'importante, il dato di fatto, è stata questa reazione di autorità
della formazione giallorossa subito dopo aver subito il gol, anche perché voi che siete dei cari amici, dei colleghi, degli ottimi colleghi, nel calcio nessuna partita è scontata, perché ci sono le variabili, ci sono, come è capito da Catanzaro, il palo di evacuo e dopo 2-3 minuti il rigore che non c'era, che l'arbitro ha segnato a discendere. Esatto, dicevo dei risultati, tra l'altro, delle ultime sette partite, 5 vittorie, un pareggio e la sconfitta solo di Bari. Qual è stato, diciamo, il là che ha scatenato, diciamo, questa svolta in casa Catanzaro? E poi passiamo a tutte le domande dei colleghi, partirò da Mario Vollono, poi di Natale Giusti e Giovanni Donnarumma. Sì, Mario, è stato l'incredibile pareggio del Catanzaro in casa contro il Palermo. Dico incredibile perché il Catanzaro conduceva, era in vantaggio per una rete a zero, il Palermo ridotto in 9 uomini, all'ultimo nei minuti di recupero la formazione giallorossa con un calcio di punizione, anche questo molto discutibile, comunque dagli sviluppi di questo calcio di punizione è arrivato il pareggio. E da lì poi probabilmente allenatori e giocatori si sono guardati in faccia e il Catanzaro un po' si è rimboccato le maniche, anche perché insomma la rosa del Catanzaro è una rosa comunque di qualità e obiettivamente non si può pareggiare con un avversario, con tutto con il massimo rispetto per Palermo, ma con un avversario ridotto in 9 uomini non si può prendere il gol del pareggio nei minuti di recupero. E da quella è stata la partita un po' della svolta del Catanzaro, ma Catanzaro comunque ben conscio che ancora ha tanta strada da fare, perché è un campionato ricco di insidie e di sorprese, in primis anche a causa del Covid, e poi magari potremmo parlare più avanti di quello che potrebbe succedere in coincidenza della sosta di Natale. Mario Volpi. Ecco Vittorio, sono 3 anni che il presidente Noto sta lì, questo è il terzo anno, e sta cercando di portare il Catanzaro di nuovo in Serie B, però ecco, un anno esce fuori la Juve Stabia e vince il campionato, un altro anno la Regina fa una squadrone e poi, compresa anche il Covid, ci sono questi problemi. Quest'anno quarto posto, esce fuori la Ternana, esce fuori, c'è ancora il Bari. Ecco, ma c'è un po' anche di sfortuna da parte del presidente, cioè di aver investito in un periodo in cui a rotazione ci sono squadre, ecco, che fanno ancora più la voce grossa rispetto al Catanzaro. Ma più che sfortuna, il presidente Noto ha pagato almeno il primo anno sul Catanzaro pendeva un problema giudiziario di giustizia sportiva che era insomma abbastanza complicato. Infatti quello, il primo anno ha un po' tarpato, diciamo, le ali alla società per quanto riguarda gli investimenti, perché c'era il famoso Moneygate, che insomma il Catanzaro li avrebbe dovuto rischiare davvero seriamente a livello, diciamo, di giustizia sportiva. Gli altri anni, il problema, Mario, che io dico che i campionati si vincono quando si consolida un gruppo, si cementa un gruppo 2-3 anni, gioca un nucleo sempre lo stesso, ma se si continua a cambiare in continuazione, in estate, a gennaio, i risultati non arrivano. Quest'anno un gruppo, diciamo, è rimasto, si sono aggiunti dei ritocchi, dei rinforzi, però qualcuno doveva andare via. Ad esempio vi ho seguito prima sulla vicenda dei giocatori che a parità di categoria scelgono di andare via. Beh, qui a Catanzaro noi abbiamo avuto l'esempio di Maita e di Derisio, che hanno puntato i piedi perché volevano andare, volevano lasciare Catanzaro, volevano andare a Bari. Ora, con tutto il rispetto, ma Bari non ha una tradizione sportiva maggiore rispetto a quella di Catanzaro. Calcio è così, e quindi, però il succo è questo: si vince, a mio avviso, mantenendo un progetto, e attraverso questo progetto, con un po' di pazienza, i risultati arrivano. Ma se si cambia in continuazione, è come cambiare la macchina ogni giorno. Se io cambio ogni giorno la macchina, non riesco più poi a capire neanche, diciamo, le modalità di guida. Sì, assolutamente. Natale Giusti con una domanda per te, Vittorio.
Sì, allora volevo chiederti, Vittorio, io ho visto le ultime partite del Catanzaro e ho visto che diciamo fa un gioco molto propositivo, soprattutto sulla catena di sinistra con l'ex Contessa, che noi conosciamo molto bene, tra l'altro in grande forma, è stato secondo me il migliore in campo. Tutti i gol della gara con il Bisceglie sono arrivati praticamente dal suo lato domenica scorsa. E Contessa è uno degli elementi di un centrocampo assieme a Corapi, che è un ex Trapani, a Verna e a Casoli, con Max Carlini, che è un altro grande ex della partita, di supporto alle due punte, un centrocampo che io ritengo tra i più forti di tutta la categoria, e spero egoisticamente che mister Fadalino trovi sabato le giuste contromisure per contrastare questo centrocampo, perché io credo che in quel settore del campo si deciderà la sfida di sabato. Non so se sei d'accordo. Guarda, Contessa veniva da un periodo non entusiasmante, tant'è che in una gara, poi nel secondo tempo di una partita, c'è stato l'inserimento di Evans, che è un giocatore di grande qualità, un francesino di proprietà del Crotone. Poi ha scontato un turno di squalifica e è rientrato contro il Bisceglie ed ha tirato su la migliore prestazione, ma è stata davvero una prestazione che un po' ci ha sorpreso, perché Contessa, che è un giocatore di qualità, per carità, però non veniva da partite così particolarmente efficaci. E ci auguriamo, ecco, che questa gara contro il Bisceglie abbia aumentato l'autostima nel calciatore. No, il Catanzaro, riferendomi alla tua domanda, ha un gioco che sì, sulla sinistra, però anche c'è a destra, dove c'è Casoli. Ecco, vedere le condizioni di Casoli, che è uscito un po' malconcio dalla sfida contro il Bisceglie, che ha piedi comunque meno educati rispetto a Contessa, però ha la stessa quantità, la stessa corsa e lo stesso agonismo. E poi ci potrebbe essere l'alternativa anche di Garufo. Il gioco del Catanzaro al centrocampo passa molto ovviamente dalla regia di Corapi, una sorta di vertice basso, di Verna, ma qualche gara fa si è messo in luce anche Risolo, e quindi ecco, ci sono queste alternative, e tornerà a essere disponibile però anche Baldassin, e quindi diciamo che sicuramente il centrocampo è il reparto più attrezzato da parte della formazione giallorossa, e come hai detto tu, sì, è certamente la partita contro la Juve Stabia dove si giocherà molto sulla linea mediana. Sì. Giovanni Donnarumma. Sì, saluto Vittorio, buonasera. Ciao Giovanni. Ciao. Io mi rifaccio un po' alle parole di Max Carlini di qualche giorno fa, che in intervista ha dichiarato: sì, noi arriveremo tra i primi tre e non ci fa tanto paura questa Ternana che sta scappando, perché abbiamo la possibilità di riprendere. Quindi, sommando un po' tutte le cose, c'è questa convinzione di poter fare benissimo, non bene, benissimo quest'anno. È una sensazione che appartiene un po' a tutta l'ambiente, alla squadra, alla società tutta, cioè che è l'anno veramente importante per consacrare il ritorno in Serie B. Ma la società vuole sì, certamente questo ritorno in Serie B, la famiglia Noto, il gruppo Noto punta molto. È una società forte, solida, molto solida dal punto di vista economico. Carlini sì, ha detto questa frase, Carlini, che sta attraversando davvero un grande periodo qui a Catanzaro di forma, ha detto sì questa frase, però sinceramente io vedo la Ternana che, quando le partite si vincono all'ultimo secondo, un po' come la Juve Stabia di due anni fa. Lo diciamo spesso. Bravo, ci sono questi fatti, questi eventi che sono molto indicatori, che insomma possono aprire davvero alla strada verso la promozione. Che la Ternana possa rallentare non lo so, tranne che mi riferisco a quanto ho detto in sede di apertura del collegamento: la Lega non decida di, in occasione della sosta natalizia, di fermare il campionato per un mese causa Covid, già che ci sono questi rumors, e allora poi lì alla ripresa bisogna vedere se la formazione umbra riuscirà a mantenere questo ritmo comunque impressionante, un ritmo davvero di squadra di categoria superiore, anche in base alla forza di rosa che ha.
è tutto da valutare, capire anche Giovanni, io dico questo, capire anche il futuro di questo campionato, se si riuscirà a portarlo a termine, se sarà ghiacciato in un certo momento, e qui navighiamo a vista partita dopo partita. È vero. Assolutamente. Vittorio, che partita ti aspetti sabato? Non ti chiedo pronostici, perché come penso sia in tutte le latitudini e longitudini la scaramanzia sia duopo, quindi a te in maglia giallorossa, per noi in maglia gialloblu, e quindi che partita ti aspetti? Chi può essere il protagonista di questo match? Una parentesi, poi a proposito, a chiusura di collegamento, permettetemi, a proposito di maglia, c'è un discorso sociale importante per Catanzaro, sì, proprio sì, in occasione sì, della gara contro la Juve Stabia. Sì. Mi aspetto una gara molto combattuta, perché si affrontano due grandi belle squadre, l'ha detto il direttore generale del Catanzaro Diego Foresti, ha detto sarà una partita molto difficile perché affrontiamo un avversario tosto, un avversario che ha qualità. Quindi mi aspetto una bella gara e permettetemi di dire, a mio avviso, anche di categoria superiore rispetto alla Lega Pro. Quindi tutta da seguire, perché si affronteranno due formazioni con giocatori di qualità, di estro, di furbizia tattica, di esperienza, ci sono due allenatori in gamba, quindi lo dico davvero sinceramente, partita aperta a qualsiasi risultato, non ci sarà da annoiarsi, certamente. Perfetto, Vittorio, grazie mille. Non so se c'era qualche altra considerazione dei colleghi. No, io volevo dire sull'importanza della partita, che sì, appunto Vittorio diceva di categoria superiore, l'ha capito anche Sky, che lì ci manda un sì, certo Di Marzio a raccontare la partita. Collegato a tutte e due le piazze, tra l'altro. Infatti, nativo di Castellammare, il papà a Catanzaro e anche a Castellammare. Che ricordiamo, il gioco di Marzio è nativo di Castellammare. Sì. Esatto. Ma però volevo far ricordare a Vittorio sì, la situazione della maglia, perché è molto importante. Sì. Ecco, se mi permettete, proprio in chiusura, vi rubo un attimo, se riesco, perché io ancora cammino con i gettoni telefonici, quindi vediamo se riesco a inserire questa maglia che è stata presentata nella. Ecco qua. Un attimo di pazienza, che ve la faccio vedere. Sì, a beneficio di chi ci sta, sta guardando, sì, perché l'abbiamo ora, vista prima. Ecco, sì, probabilmente ai tifosi della Juve Stabia gli può interessare di meno, però a livello sociale, a livello cromatico, questa è una maglia particolare che il Catanzaro, ecco, mi sposto, sì, che il Catanzaro sì, utilizzerà solo ed esclusivamente nel match di sabato contro la Juve Stabia, perché il Catanzaro è una società che è molto presente nel sociale e attraverso proprio la fondazione Città Solidale Ollus hanno creato questa maglietta particolare. A fine gara la maglia sarà ritirata e sarà messa all'asta, quindi poi i proventi saranno dati in beneficenza, quindi questa maglia sarà la maglia del Natale, che sarà utilizzata solo per la gara contro la Juve Stabia. Ci mi metto qui di lato e la facciamo vedere. Complimenti al Catanzaro Calcio, Christmas match, leggo lì in mezzo se non sbaglio, e quindi assolutamente bella. Bella davvero l'iniziativa, grazie a te Vittorio. Grazie a voi, un saluto, io partecipo sempre con grande affetto al vostro programma per l'amicizia, per la competenza e per la simpatia. Grazie Vittorio, grazie a te Vittorio. Ciao. E allora, per completare a questo punto il discorso di Catanzaro Juve Stabia, abbiamo visto le due schede riguardanti il Catanzaro, abbiamo parlato proprio del momento in casa Catanzaro e anche dell'arbitro, ma andiamo a mettere diciamo i riflettori, puntiamoli su un giocatore, grazie al nostro Raffaele Galasso, che questa settimana ci presenta chi, Mario? Mario, abbiamo parlato quasi tutta la puntata di un giocatore ex Juve Stabia, adesso è a Catanzaro, guarda caso, questa scheda è proprio su Max Carlini. Max Carlini, centrocampista attuale del Catanzaro, lui che è nato a Terracina il 20 agosto del 1986, lo conosciamo benissimo, l'anno scorso proprio con il Catanzaro, da gennaio in poi ha fatto 9 presenze in C, una presenza in B con la Juve Stabia, con l'assist, cresciuto nella squadra della sua città, passa al Frosinone,
tante esperienze in prestito, sbuccia col Sorrento nella stagione 2009-2010, fra l'altro lui che faceva l'attaccante in quel Sorrento e non diciamo ecco, certo, trequartista o centrocampista, attaccante esterno, sì. Ritorna in Ciociaria e conquista la Serie A, disputa con il Frosinone ovviamente, disputa 14 gare prima di scendere in C, con la Juve Stabia migliore stagione realizzativa, 10 gol e 8 assist, ce lo ricordiamo benissimo, segni distintivi, tecnica sopraffina. Questa è la scheda da parte realizzata da Raffaele Galasso per noi. Vabbè, si sposa perfettamente con il calciatore, sì, che abbiamo conosciuto ampiamente, sì, con un anno fantastico, e ricordo ancora il momento in cui fu preso Max Carlini, non so se ti ricordi Mario, eravamo proprio al ritiro, e ci fu questa notizia, in realtà ci si attendeva un'altra notizia, c'era Canotto che non si sapeva se rimanesse, o no, era lì proprio Vittorio Tosto sul ritiro, poi Canotto è rimasto, e proprio quando andammo lì nella sede del ritiro di Fiuggi arrivò la notizia dell'arrivo di Max Carlini, e quindi diciamo che i tasselli pian piano si stavano mettendo al posto giusto di quella stagione fantastica. In quell'anno facevo calcio e non fantacalcio, ricordiamo lo slogan di, esatto, di Maniero. Esatto, l'anno famoso del calcio e non del fantacalcio, grandissime frasi del nostro ex presidente Franco Maniello. Sì, però leggiamo un po' le schede, no Mario? Perché rispetto alla... con i risultati, classifiche, prossimo turno, in modo da completare tutto. Rispetto alla gara puntata col Pugliore c'è stato questo recupero dell'Avellino che con il Monopoli ha vinto 4-0 proprio mercoledì, e quindi distacca la Juve Stabia di 3 punti attestandosi poi a 24. Però vediamo le altre partite. Vabbè, sabato sappiamo che alle 17.30 si è giocato Juve Stabia Potenza 2-0, poi di domenica alle 14.30 Palermo Casertana 2-0, Casertana che poi sarà la prossima avversaria della Juve Stabia in casa, poi Viterbese Catania 1-2, Cavese Virtus Francavilla 0-0, alle ore 15 Bisceglie Catanzaro 1-3, raccontata anche da Vittorio Giumbo, poi alle 17.30 Turris Teramo 1-1, Monopoli Foggia 2-3, poi Bari Vibonese 0-0 e Avellino Ternana. In quella circostanza l'Avellino perse con la Ternana, però poi l'Avellino si è rifatto con questo recupero. Per quanto riguarda la 11ª vittoria consecutiva della Ternana, ma anche 8º risultato utile consecutivo del Foggia, 5 vittorie e 3 pareggi. Anche il Foggia sarà la prima avversaria del 2021 della Juve Stabia, sempre se non arrivano altre decisioni come ci paventava in precedenza il nostro collega amico Vittorio Giumbo della Lega Pro. In virtù di questo risultato diciamo l'Avellino ha conquistato altri 3 punti e si mette a 24. Ecco, questa è la classifica aggiornata con la Ternana in testa con 39 punti, segue il Bari a 30, il Teramo a 26, il Catanzaro a 25, l'Avellino a 24 insieme al Foggia. Foggia che ovviamente ha una partita in più della Juve Stabia e uno in più anche di Avellino, Catanzaro, Teramo e Bari, ma questo lo sappiamo di questo campionato. Per quanto riguarda poi, continuando un po' a leggere ancora la classifica, il Catania a 23 che fra l'altro ha fatto, come diceva Giovanni, lunedì ricorso per ottenere altri 2 punti, vedremo che cosa dirà la giustizia sportiva. Poi Juve Stabia a 21 punti insieme alla Turris, poi il Palermo a 19, la Vibonese a 18, quindi Juve Stabia che conserva 3 punti di vantaggio sulla zona playoff, quindi sulla Vibonese. Continuando ancora, Virtus Francavilla a 15, Monopoli a 13, Paganese e Casertana a 12, Viterbese e quella zona calda a 11, insieme, poi il Bisceglie Potenza a 10 punti, la Cavese a 7. Per quanto riguarda il prossimo turno, abbiamo detto sempre di Catanzaro e Juve Stabia, però andiamo a vedere anche le altre. Si inizia proprio sabato con i due anticipi del 17.30 con Catanzaro, Juve Stabia e Teramo Cavese, però il turno, la 16ª giornata, continua di domenica alle ore 15 con Bari Avellino, poi Paganese Monopoli, Potenza Catania, Ternana Turris, Vibonese Palermo, poi alle 17.30 Casertana Viterbese e Virtus Francavilla Bisceglie. Non ripetiamo ovviamente, non lo so, vogliamo ripetere quale altra partita interessante, ma è chiaro, Bari Avellino, lo dicevamo anche lunedì. Beh sì, il match clou di giornata. E anche Ternana Turris. E Ternana Turris, come curiosità, per il discorso che la Turris fuori casa è una squadra diversa rispetto a quando gioca fra le mura amiche del Liguori. Sì. Assolutamente. Ma anche il Palermo a Vibo, pure un'altra partita. Sì, altra partita non facile. Perfetto, allora noi ci accingiamo alla conclusione della trasmissione di oggi, che ricordiamo è l'ultima del 2020 per quanto riguarda Juve Stabia Live Talk Show. Però torneremo sabato con la nostra versione
atipica, dico atipica per il momento da trasferta, non ci sarà la Juve Stabia Live Car come in altre occasioni di questa stagione, saremo nel nostro studio, potremmo definirlo studio volo, no, giusto Mario? Sì, dove sì, cercheremo anche lì di sfatare un tabù, lo diciamo, non si sa mai che finalmente venga sfatato, perché ricordiamo la Juve Stabia nelle quattro partite fino ad ora giocate contro le squadre che la precedono in classifica, se aggiungiamo il Palermo come blasone, cinque partite, fino ad ora ha ottenuto un solo punto contro squadre diciamo medio-alte, di pari livello della Juve Stabia, se non superiori in alcune circostanze, quindi c'è da sfatare questo piccolo tabù. Tra l'altro in trasferta, in queste quattro trasferte, Teramo, Bari, Avellino e Catania, la Juve Stabia non ha mai segnato, quindi sì, noi lo diciamo in questo momento perché non si sa mai che quella prima volta la legge dei grandi numeri. Esatto, la legge dei grandi numeri si abbiamo, il talismano, volevo... abbiamo il talismano Padalino, però questa volta assolutamente, assolutamente. Sì. Speriamo davvero che poi, ci vabbè, possa c'è qualcuno da casa che dice quel di Catanzaro, e poi c'è qualcuno da casa che dice anche il talismano è vacuo. Perché sì, ogni volta che sì, lo ricordavo anche penso, sì, in bacheca, sì, non ricordo chi l'ha detto. Ah, ecco, Ciro Di Nocera l'ha detto, sì. Sì, e c'è un simpatico commento anche di Antonio Iezzi, dice la compro io la maglietta del Catanzaro nel caso di sconfitta del Catanzaro, quindi Antonio Iezzi si offre per comprarla, baratta diciamo, che si vinca a Catanzaro, baratta una maglietta con la vittoria, quindi esatto, giustissimo. E quindi volevo però completare questa trasmissione, quest'anno 2020 è un po' diversa, senza il classico, forza lo facciamo alla fine, l'inno alla Juve Stabia, però volevo prima gli auguri da parte di tutti voi, li faremo chiaramente nelle varie trasmissioni, soprattutto quella post Juve Stabia Casertana che conclude il 2020 a tutti gli effetti di Juve Stabia Live e del Pungiglione, però volevo un saluto anche per il talk show del giovedì da parte vostra. Iniziamo da te Mario. Sì, questa è la terza stagione che stiamo facendo Mario, quindi ripercorriamo, sì, un po' velocemente, non è che il progetto non c'era, è una evoluzione di quel progetto Juve Stabia Live con questo programma, siamo passati a raccontare quell'annata bellissima con la vittoria del campionato, siamo passati a raccontare di una Juve Stabia che in Serie B stava facendo bene, con tante trasmissioni in presenza, era tutta un'altra cosa rispetto a questa, qui diciamo, ecco, noi ci adeguiamo a questo stile, io dico sempre fate attenzione durante le feste, è vero che adesso ci chiuderanno di nuovo dentro dal 24 al 7 di gennaio, questo sarà l'obiettivo, oramai poi gli acquisti li abbiamo fatti, quindi ci possono chiudere dentro, quello che dovevamo fare la dovevamo spendere, però poi chi la se ne frega, la cucina è piena Mario, sì, bravo Giovanni, poi chi se ne frega, chi se ne frega che abbiamo portato a casa magari non solo la spesa ma anche qualche brutto ricordino, questa è una piccola polemica nei confronti anche di chi ci governa, ma lasciamo stare. Che dire, io per quanto riguarda proprio Juve Stabia Live, ringrazio tutti quelli che si sono collegati anche oggi, che hanno fatto i loro messaggi, ovviamente ora con loro e le loro famiglie, un 2021 sicuramente migliore di questo, basta poco per essere migliore, ma soprattutto le feste, le festività magari ecco nello stretto della famiglia necessaria, cioè il nucleo familiare, proprio quello creato da ognuno di noi, io con mia moglie e mia figlia, magari qualcun altro con più di un figlio, magari con la nonnina che vive in casa, quindi diciamo cerchiamo di stare lì, cerchiamo di goderci questo momento nel miglior modo possibile, un sacrificio oggi ci permetterà di gioire in futuro, ovviamente quindi questo è il mio saluto per Juve Stabia Live. Se poi lunedì ci ascoltate, ve li ripetiamo, come detto Mario, ve li ripeteremo. Assolutamente, assolutamente. È ovvio che magari c'è qualcuno che oggi si è collegato, domani magari lunedì non si riesce a collegare, e quindi no, è giusto. Chiaramente ci rivedremo sabato, lunedì e mercoledì, quindi in quattro giorni tre volte, e quindi però lo facciamo però questa sera, emozionante, la nostra ultima emozionante, trasmissione Mario, 2020. È emozionante chiudere questo 2020, emozionante come dici tu, chiudere questo 2020 con oltre 40 trasmissioni per quanto riguarda Juve Stabia Live Talk Show, visto che noi non ci siamo fermati quando il campionato si è fermato. Assolutamente, assolutamente, non abbiamo preso pause, tranne quel mesetto chiaramente da un campionato all'altro che era d'obbligo. Natale. Sì, Mario, questo è stato un anno, questo 2020, nel quale è successo praticamente tutto e molto spesso in senso negativo. È stato un anno caratterizzato purtroppo dalle vicissitudini
che stiamo ancora vivendo in questi giorni e che vivremo ancora per diversi mesi. È proprio questa pandemia da coronavirus, secondo me, lo dicevate anche voi prima, ci ha dato in senso sportivo la conseguenza più negativa e più brutta possibile per tutti i tifosi della US Stab, che è stata quella amarissima retrocessione che noi abbiamo commentato più volte appunto nei mesi estivi. E purtroppo questo è, dal punto di vista sportivo, il brutto ricordo negativo che ci viene da quest'anno pessimo sotto diversi punti di vista. Il mio augurio a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti i tifosi della US Stab, perché noi parliamo di calcio e quindi sempre in quest'ottica anche ragioniamo tutte le settimane con le nostre trasmissioni, il mio augurio a tutti i tifosi della US Stab è quello di passare delle buone feste e di vivere un 2021 che sia migliore sotto ogni punto di vista, sia sotto l'aspetto sportivo, con delle grandi soddisfazioni che le Vespe ci sappiano dare in campo sin dalle prossime gare, sin dai primi mesi del 2021, e spero anche che sia un anno migliore anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista della vita di tutti i giorni, con questa campagna vaccinale che va a iniziare, ormai è notizia di oggi, dal 27 dicembre partirà un po' in tutta Europa, e spero che presto anche tutte le categorie della nostra popolazione italiana possa avere questo vaccino, che ci possa far dimenticare una volta per tutte questo incubo che abbiamo dovuto vivere nel 2020, a partire da febbraio-marzo 2020, e che stiamo purtroppo ancora vivendo in questi giorni. Quindi il mio augurio è quello di vivere grandi giornate con la US Stab, che ci faccia sognare ancora in quest'anno nuovo, e di vivere però anche una vita di tutti i giorni migliore, con delle prospettive, delle premesse che si stanno configurando già in questi giorni. A te, Mario. Natale, possiamo dire che il virus ci ha sgonfiato le ruote della live car. Per ora sì, le riconfermeremo molto presto. E volevo specificare che, oltre a salutare tutti loro che ci seguono sempre, ci seguono tanti ex, ma ci segue in questo momento anche il presidente Andrea Langella, che salutiamo, a cui faremo gli auguri anche da vicino, chiaramente, certo, mercoledì, quando ci sarà la partita Juve Stabia Casertana, però gli facciamo anche qui a lui e a tutta la società SS Juve Stabia, chiaramente. Natale Giusti. Giovanni, Giusti, l'ho appena salutato. Giovanni. Sì, beh, che dire, è un anno da dimenticare, un anno da azzerare e un anno che dobbiamo dimenticare su tutti i fronti. Noi, come spesso ripetiamo, fatto anche Natale, parliamo di calcio, parliamo di sport, parliamo di qualche cosa che dovrebbe farci evadere dai problemi settimanali, da quello che si vive tutti i giorni. Oggi però è ormai quasi un anno che viviamo un incubo, che è un problema che supera un po' tutti gli altri problemi che di solito attanagliano la nostra vita. L'augurio più grosso è quello di mettere da parte quanto prima questo anno, di vivere queste festività in famiglia, come diceva Mario Vollono, nello stretto necessario, riuscire ad essere ligi in quelle che sono le indicazioni nazionali, perché si vive un momento veramente difficile. Metto da parte un attimo il calcio, perché poi ne ritorneremo a parlare, si tornerà a parlare di calcio, faremo tanto calcio, faremo tante trasmissioni, macineremo tanti chilometri per seguire ancora la nostra squadra. Oggi però bisogna concentrarsi sul sociale, oggi ognuno di noi deve fare la sua parte, deve in qualche modo rendersi partecipi di arrivare a un traguardo che non è lontanissimo, però che bisogna arrivare a tutti i costi. Ci arriveremo sicuramente, e lo faccio con l'augurio di poter tutti voi trascorrere delle serene feste, un buon Natale, un anno sereno. Io Stabia Live Talk Show finisce qui per il 2020, però lo mettiamo seriamente da parte nella speranza che il 2021 ci faccia respirare quell'erba del terreno di gioco, non solo a noi ma a tutti i tifosi, con gli stadi pieni, e vedere il calcio da un'ottica diversa, un'ottica un po' più felice, da un lato più bello, cioè quello di viverle tutti quanti insieme le partite. L'augurio è questo. A te, Mario. Assolutamente, anche da parte mia un augurio tutto gialloblè, che possa essere un 2021 diverso dal punto di vista sportivo, soprattutto dal punto di vista sanitario, un po' per tutti. Quel che è stato purtroppo non si potrà, nessuno lo potrà restituire a coloro che hanno perso familiari, a coloro che hanno
combattuto e stanno combattendo questa battaglia. La vicinanza nostra va a tutti coloro che la combattono dal vivo, cioè negli ospedali, dovunque, per cercare di debellare questo malefico essere che è il Covid-19, che ci ha davvero messo alla prova un po' tutti, dal punto di vista morale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista degli affetti, di coloro che hanno perso degli affetti, coloro che hanno avuto persone che poi sono tornate anche dopo una battaglia vinta, e quindi che sia un 2021 del tutto diverso da questo 2020, che va davvero negli annali come uno degli anni peggiori della storia. E quindi dal punto di vista sportivo noi ci rivedremo il 7 gennaio con l'11ª di US Abbey Live Talk Show, ma vi ricordo che sabato saremo in diretta per due ore e mezza, tre ore quasi, sì, dal pre al post, mezz'ora prima della partita, quindi alle 17, mezz'ora dopo 17. La fine, esatto, diciamo dalle 17 alle 20 su per giù, sì, per raccontarvi pre, durante e dopo partita di Catanzaro Juve Stabia. Stessa cosa lunedì con il Pungiglione, solito orario ore 20 e 30 per l'ultima stagionale del Pungiglione, l'ultima annuale del Pungiglione, e poi mercoledì con Juve Stabia Casertana per completare questo 2020 anche sul campo, chiaramente, e proprio nella nostra casa del Romeo Menti, che come sempre cercheremo di far vivere anche a voi che non potete in questo momento venire allo stadio, vivere dal pre-partita, che sarà come sempre ampio, al post-gara, alla gara. Vi ricordiamo le pillole del match sempre su Vivi Radio Web con i 3 minuti ogni 15 delle partite della Juve Stabia di quest'anno. Mario, ti rubo 2 secondi. Giovanni, due, sì, secondi, perché arrivano gli auguri sul web da Gianluca Merolla, che ci dice: grazie ragazzi, buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie, siete grandissimi, forza sempre, forza Juve Stabia. Poi Antonio Iezza: auguri da tutti noi veri stabiesi. Grazie Antonio. E poi chiudiamo con Gianluca con la sua: il bandierone ci farà vincere a Catanzaro, lo speriamo veramente tutti. Non dimenticartelo, Gianluca. Come? Non dimenticartelo di mettere. Ah, no, ecco. Perfetto. Ciao a tutti e buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Essere sempre pronti in griglia di partenza. Fai un pit stop da Giocar, officina meccanica, centro revisioni autovetture, autocarri fino a 35 quintali, ciclomotori, minicar, motocicli e motocarri. Da sempre ti offriamo professionalità, dinamismo, finanziamenti in sede e tagliandi a partire da 50 euro con ritiro e consegna auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto block shaft. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la Campania dei dispositivi di guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ripuaria 12 a Castellammare di Stabia. 081 87 020 66 su Facebook Schettino Group. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 086.